Daniele, con questo libro facciamo un viaggio nel mondo cristallino, perché noi viviamo in un mondo cristallino, giusto? È giusto, Esther, il fatto di aver scoperto tante cose in un viaggio di un anno e mezzo alla ricerca poi dell'essenza di questi cristalli mi ha portato a capire che tutto quello che ci circonda di base, o quasi tutto, è cristallino, ma cominciando proprio dal nostro DNA, che effettivamente è un cristallo liquido, il fatto che ci sia al centro della Terra, secondo le nuove ricerche, la presenza anche di biossido di silicio, quindi di quarzo effettivamente, il fatto che la sabbia, qui abbiamo la spiaggia a pochi metri, la sabbia sia composta da microcristalli, fino ad arrivare alla struttura dell'universo intero e quindi alla mitologia induista e alla cultura di tutti i tempi, si scopre che c'è questa perfezione intrinseca nel cristallo a cui l'umanità ambisce da millenni. Daniele, prima di essere un esploratore, sei stato un convalescente. Come inizia tutto questo viaggio? Dunque, inizia con il fatto che pratico la meditazione tutti i giorni e con i cristalli e in particolare nel 2022 un giorno ho cominciato a sentire una tensione all'altezza del chakra della gola, ma non avevo alcun sintomo fisico, stavo benissimo, quindi non mi sono di certo preoccupato, se non che questa sensazione non svaniva, non si scioglieva, e dopo circa un mese ho visto un rigonfiamento e immediatamente è stato diagnosticato un tumore. E però la domanda principale che mi ha spinto poi a ricercare, a fare questa indagine, questo viaggio di ricerca che è durato un anno e mezzo, era: come fa un pezzo di materia inorganica, un minerale, a rilevare dei disturbi che ancora non si sono manifestati? A questa domanda ho cercato di trovare delle risposte interpellando i grandi scienziati e ricercatori e anche le persone che vanno proprio fisicamente a cercarli. Io stesso sono andato a Monte Bianco, ho viaggiato, eccetera. Perché i cristalli sono anima viva. La cosa che ci insegnano a scuola che i cristalli, proprio perché sono fatti di materia inorganica, non vivono, però in realtà su scala geologica nascono, crescono, si sviluppano, hanno tantissime similitudini con tutti gli altri esseri viventi, sono proprio alla base della vita. Ci sono forme di vita che sono per noi inconcepibili proprio perché si sviluppano in archi temporali che sono incredibili per noi che viviamo 100 anni. Quale cristallo, Daniele, si porta per i suoi momenti più eclettici della vita, della giornata? È una bellissima domanda, proprio perché il cristallo può variare, no? Di periodo in periodo, per cui puoi trovarti meglio con uno, cioè magari sei attratto da una forma, da un colore in un periodo della vita e poi passi a un altro, proprio perché cambia con te e rispecchia la fase che stai vivendo. Io in questo momento sono sul quarzo ialino, questo è il regalo che mi hanno fatto, è uno dei protagonisti del libro Cristallo, arriva dal Monte Bianco ed è quello che simboleggia tutto questo percorso di cui abbiamo parlato. Il prossimo viaggio di Daniele qual è? Io sono attratto dalle stelle, dallo spazio, e da astrofilo studio l'universo da quando avevo 14 anni, quindi ora ne ho 50, il prossimo step è andare lì con la testa o fisicamente, non lo so, però comunque andare lì.